Si chiama Il fuoco dentro, Oriana e Firenze. Il libro di Riccardo Nencini, edito da Mauro Pagliai, che è stato presentato ad Arezzo nella sede di Confindustria Toscana del Sud. Vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti e segretario nazionale del PSI, Nencini ha dedicato alla figura della scrittrice un volume scritto in occasione del decennale della morte. Il libro racconta il conflitto, quello tra la fallace Firenze, la città che la vide nascere sotto il Ventennio e crescere durante la Resistenza. Il capoluogo della Toscana, di cui si era innamorata da giovane e con cui se la prese poi nella maturità. Il libro contiene testimonianze inedite e documenti mai pubblicati fino ad ora. Beh, lei manca perché era una donna molto colta, difendeva, come dicono i gesuiti, fino alla morte le sue opinioni e quindi ti obbligava anche ad essere preparato per affrontare le discussioni con lei. Era esattamente quello che lei faceva quando parlava, anzi quando intervistava i grandi della terra, una preparazione giornalistica terribile. Qual era la sua più grande preoccupazione e se secondo lei il dopo le ha dato ragione? La sua più grande paura era la solitudine personale, il suo più grande timore è che l'Europa si trasformasse in Eurabia, lo ha anche scritto, anche se il suo pensiero del 2001-2002 poi non è stato quello del 2005, anche lei ha cambiato leggermente opinione. Lei rimproverava all'Italia di non essere fedele ai suoi valori, di essersi seduta a pancia piena, non aveva tutti i torti.